Questo progetto è arrivato alla seconda edizione e soprattutto insegnate a diventare genitori perfetti? No, non insegniamo a diventare genitori perfetti, però vogliamo accompagnare i genitori nelle varie fasi della vita, a partire dal periodo della gravidanza e poi i primi anni di vita. Quindi questo percorso dei primi 1000 giorni si affianca anche al percorso di genitori preadolescenti e adolescenti che stiamo organizzando con le autorità locali. Ci saranno una serie di incontri al Baby Pit Stop di Palazzo Tursi, come l'anno scorso, incontri serali e incontri anche a sabato mattina. Gli incontri saranno con professionisti, ostetrica, ginecologo, pediatra, pedagogista, quindi i genitori anche potranno fare tantissime domande e capire di più di questo percorso. Poi ci saranno incontri nei territori sulle misure di primo soccorso con le pubbliche assistenze e con dei pediatri del territorio. Nella terza fase ci saranno dei seminari interattivi a cura dell'Associazione Pedagogisti e Associazione Pediatri e con la collaborazione di alcuni centri nascita degli ospedali del territorio. Anche quest'anno organizzeremo degli incontri presso i municipi. I gesti di primo soccorso fondamentali nei momenti di criticità saranno sicuramente, speriamo mai, ma quando servirà, di aiuto alle famiglie e ai bambini. Cosa può fare la pedagogia? Aiutare i genitori a sentirsi competenti, essere più sicuri di sé, non spaventarsi di fronte alle difficoltà, perché fare il genitore è il lavoro più difficile. Siamo molto contenti di partecipare a questo progetto in quanto il 912 è un momento fondamentale nei rapporti fra le famiglie e il servizio che poi dovrà in seguito gestire in maniera definitiva il loro problema di tipo sanitario. Gli incontri servono a far incontrare mamme soprattutto, a far condividere ormoni, esperienze e anche risate su quello che possono essere gli intoppi sia dell'allattamento ovviamente, ma anche le cose belle dell'allattamento che in giro non le trovi, perché normalmente tutti sono solo pronti a dirti le cose negative, ma invece di cose belle ce n'è e le mamme se le dicono le une con le altre, che è la cosa più importante. Un messaggio che diamo ai genitori è quello: i bambini hanno bisogno di relazione, di rapporto, di una mamma, di un papà e di nonni che vadano d'accordo tra di loro, e hanno bisogno anche, passato il primo periodo, di riscoprire il piacere di stare insieme come coppia, perché una coppia che sta bene fa star bene un bambino. I neogenitori cosa devono fare per partecipare a questo progetto? Devono inviare un'email a primi 1000 giorni @comune.genova.it, quindi vi aspettiamo.